Dopo il tour di questa estate in tutta la Toscana, è stata la volta di Arezzo per l'ultimo libro di Mauro Caneschi, consulente nel campo dei metalli preziosi e docente di chimica con la passione per la scrittura. La Chimera di Vasari, edito da Arcadia, è il titolo della terza fatica letteraria dello scrittore aretino, un romanzo dove intrighi, enigmi e misteri accompagnano il lettore. Il volume, che ha ottenuto la menzione d'onore al 46esimo premio letterario casentino, è stato presentato nella sala multimediale della Fondazione Guido d'Arezzo. Una location particolarizzata di Arezzo, perché il Vasari nel 1553, nel mio libro, trova, oltre alla coda spezzata della chimera, anche un altro bronzo etrusco bellissimo e lo seppellisce. E quindi mette una serie di indizi delle sue opere in tutta Arezzo, che poi vengono ritrovati al giorno d'oggi da un gruppetto di amici che seguono una pista gialla, cioè un rapimento, e quindi loro vanno in tutta la città a cercare sia il rapito, che è il padre di una ragazza del gruppo, sia, incappando in questo manoscritto del Vasari, questa statua di bronzo di cui nessuno conosce l'esistenza.